E più che un giro turistico è un giro del cuore, abbiamo degli amici all'Aquila. Un dovere. Io ho sfilato. Il gruppo di Bassano la Grappa. Siamo venuti tutta la famiglia con i bimbi e siamo qua. <ride> abbiamo assistito alla sfilata, abbiamo aspettato il papà che non arrivava mai ma l'abbiamo aspettato. <ride> Intanto in premessa vorrei esprimere tutta la soddisfazione dell'amministrazione, ma di tutti i cittadini aquilani che mi hanno telefonato e che, o che mi incontrano e si congratulano. Questo grande evento è stato possibile perché si è fatto un lavoro di squadra, ognuno nel piccolo ingranaggio ha potuto lavorare per la sua parte e il risultato è stato straordinario. È giusto chiedersi come metterlo a frutto: si può fare. Io credo che eh, l'aquila, come dimostrato ieri, è già pronta per grandi eventi che possono essere annuali. Si tratta di lavorarci su di fare un piano preciso di carattere culturale e cercare sponsor di carattere nazionale che si convincano a venire all'Aquila perché l'Aquila, come dimostrato, è pronta. Noi non ci dobbiamo inventare nulla, non è che dobbiamo andare alla ricerca di qualcosa o uh, farci venire il colpo di genio. Noi abbiamo una uh, manifestazione che deve assurgere ad un ruolo più importante, un ruolo razionale, ma io direi che bisogna avere anche l'ambizione di un ruolo internazionale. Se la, la perdonanza celestiniana diventa un momento di... Eh, incontro di culture, di religioni e ne facciamo una eh, straordinaria vetrina che vada a propagandare la pace, la pace di cui c'è bisogno in questo mondo tormentato. Cento anni di storia, visto che ricorre il centenario dell'entrata in guerra della grande guerra che fu un'eccidio, una carneficina, dovrebbero averci insegnato che il mondo ha bisogno di pace, di pace e di prosperità. E il messaggio di Celestino è questo, quindi far diventare la perdonanza celestiniana come momento di pace universale, di incontro tra i popoli, io credo che sia il grande evento. A questo, a questo fatto culturale bisogna agganciare il problema del marketing. Oggi senza marketing, senza grossi sponsor nazionali, purtroppo non si va da nessuna parte e allora se la politica riuscirà a saper fare questo, sicuramente l'Aquila, il suo grande evento ce l'ha e potrà essere sviluppato. Innanzitutto la è stato un momento di eh, psicanalisi collettiva e eh, i cittadini aquilani hanno potuto gioire, essere felici e hanno visto in, con questa adunata che c'è una prospettiva futura che al futuro si può guardare con ottimismo. Le premesse per un'accelerazione eh, un della ricostruzione ci sono tutti, abbiamo avuto garanzie che i fondi ci sono, adesso si tratta al solito di lavorare in squadra, di far viaggiare rapidamente i progetti e di cantierare le opere che sono. Sono già, eh, che sono già pronte e quindi dare un grosso impulso alla, alla ricostruzione, magari con la speranza, come già ha detto il sindaco, come ha detto il vicepresidente della eh, giunta regionale, l'onorevole Lolli: magari eh, eh, ponendo la nostra candidatura per la 99esima adunata degli alpini, visto che l'Aquila è la città del, del numero 99. Eh, questa è una sfida vinta. Eh, mi creda, ci sono stati nei mesi scorsi, prima della fine dell'anno, un momento in cui c'erano addirittura dei ripensamenti. Ci si chiedeva, poi una città ferita, assicurare un'organizzazione perfetta. Ieri sera la conclusione, c'è cioè la cosiddetta festa del, del ringraziamento di quelli che hanno lavorato, ero con il Presidente nazionale, con i vertici, i quali hanno detto che secondo loro è stata una delle donate meglio organizzate quindi vuol dire che la città ha vinto una sfida. Chi l'ha vinta? Anzitutto gli Aquilani, perché gli Aquilani non solo hanno accettato tutte le prescrizioni necessarie, ma soprattutto hanno risposto con un ospitalità, un atteggiamento friendly, amicale eh, di affetto le frazioni, i comuni del cratere si sono spesi. Quindi, primo hanno vinto gli Aquilani. Secondo ha vinto l'intera organizzazione della città, ma in particolare quelli sui quali è ricaduto poi gran parte del peso, a parte da i medici e così via, le forze dell'ordine, che era la macchina comunale. Che ha retto alla perfezione lavorando 24 ore su 24. i vigili che ieri mi hanno accompagnato nel, al rientro col gonfalone, avevano fatto la notte, la terza notte, smontando alle 6, rimontando alle 12. Quindi, insomma, questo per far capire la SM, l'AMA, ma tutti, non la FM. Allora, qual è il risultato? La città ha vinto la sfida e ha dimostrato che nonostante tutto. È una città e può reggere l'impatto con una delle adunate più partecipate alla storia. Si parla di 350.000, il colonnello Carabinieri mi ha parlato di 400.000 persone. E adesso qual è il riflesso? Perché io sono felice? Perché nella vita tu hai bisogno di recuperare le no? Cioè ci devi credere. Adesso credo che nessuno può più dubitare su se stesso, sulla tenuta della città. Quando noi chiedemmo la capitale europea della cultura, un sacco di gente, no? gli aquilani, Non no, 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 è vero, noi l'avremmo letta benissimo, non ci hanno data perché l'inglese disse non ci sono i soldi da parte dello Stato, quindi pensare a non farci. Quando noi abbiamo detto che faremo la capitale europea e italiana della cultura del 2019, per noi sarà una passeggiata, quindi la città ne esce bene. Adesso che cosa succede? È questione di bollinature di gazzetta ufficiale, arrivano 800 milioni. Pubblichiamo un undicesimo elenco che sta lievitando come il pane: quando metti a fare il pane, è arrivato a 300 milioni di euro. Partiranno 100 cantieri fra centro storico e partiranno finalmente anche le frazioni. E più di questo arriva a Colfenix e 50 milioni sul Gran Sasso. Cioè, insomma, ormai c'è la luce in fondo al tunnel. Anzi, fra voi ci dobbiamo mettere gli occhiali da sole.